Vi do il benvenuto al terzo webinar del nostro ciclo dedicato al piano triennale per l'informatica che Agid gestisce insieme a Formez nell'ambito del progetto Formazione e Informazione per la transizione digitale nella PA. È un progetto che ricade nell'ambito del PON Governance, come sapete. E allora vedo che continuate ad arrivare numerosi, vi dico ancora che questo è l'ultimo appuntamento, ma sono già in programma degli approfondimenti proprio sul piano triennale che riguarderanno il monitoraggio e ancora un approfondimento sul format per la compilazione del piano triennale. Vi ricordo che oggi abbiamo i nostri docenti che sono sempre gli esperti che avete conosciuto nei webinar precedenti di Agid e in particolare appunto sono Federica Ciampa, Daniela Romano, Nicola Veglianti, Antonio Tappi e Stelio Pagnotta che appunto sarà con noi. Anche in particolare per la parte sulle domande. Vi invito, quando avete delle domande da porre ai nostri esperti sulla base delle relazioni che svolgeranno, di scriverle in chat. Noi le evidenzieremo negli ultimi 20 minuti finali e lì potete avere le vostre risposte. Siccome il tema di oggi, la spesa ICT della PA, riguarda un tema abbastanza complesso, se alcune domande avranno bisogno di una risposta più articolata, vi rimandiamo sempre alla pagina di Eventi PA, dove di solito tra i materiali noi pubblichiamo un PDF che contiene poi le risposte che i nostri esperti appunto vorranno dare in forma scritta a fine webinar. Allora, stamattina viene illustrata la rilevazione che Agid conduce annualmente sulla spesa ICT. E in particolare vi verranno illustrati i risultati di questo panel che comprende 70 amministrazioni italiane e a cui viene chiesto appunto di dare delle indicazioni su che la spesa annuale rispetto appunto all'ICT. Io vi saluto anche da parte di Rosa Barrese che segue, diciamo, questo ciclo di webinar, ma oggi non poteva essere presente. Vi ricordo che, essendo questo il terzo webinar, di solito noi chiudiamo le iscrizioni, ma vista appunto la grande richiesta rispetto all'attualità del tema, abbiamo lasciato aperte le iscrizioni a questo terzo webinar. Anche per chi non ha partecipato agli altri due, però appunto ricordatevi che l'attestato si può avere soltanto con la partecipazione di due webinar su tre. Quindi abbiamo diciamo avuto più elasticità nella politica di accettazione delle iscrizioni, però chi partecipa solo a un webinar non ha diritto all'attestato. Allora non rubo più tempo ai relatori e se Federica Ciampa si collega con il webinar e Eccomi. microfono, io le lascio la parola. Ottimo, ti vediamo e sentiamo. Grazie Patrizia e benvenuti e grazie a tutti della numerosa partecipazione. Come diceva Patrizia, questo seminario chiude il primo ciclo dedicato al piano triennale con una delle attività che lo accompagna fin dalla prima edizione. Questo vuol dire che insieme alla quarta edizione del piano triennale è stato da poco pubblicato da Agid il quarto rapporto sulla spesa ICT delle PA Panel. Come nasce questa attività? Questa attività nasce per accompagnare la stesura del piano triennale e in particolare anche rispetto a quanto previsto dal CAD, dove sono raccolti un po' tutti i compiti di Agid. In particolare l'articolo 14 bis del CAD espressamente fa riferimento a una raccolta di dati e informazioni sulle attività delle pubbliche amministrazioni a supporto della elaborazione annuale del piano triennale. Quindi questo è il contesto formale, ma anche sostanziale, se vogliamo, di questa attività, perché gli elementi conoscitivi, quali quantitativi che raccogliamo ormai da circa 5 anni, fanno sì,
di avere a disposizione una prima serie storica di dati e di andamento e di scelte in questo campo, lato acquisti. Vedremo con calma nel dettaglio tutti gli aspetti più significativi che emergono dall'analisi. E ovviamente sul sito Agid penso che vi sia stato già girato il link al rapporto annuale, al documento completo, di cui chiaramente oggi vi faremo solo un breve excursus rispetto alle principali evidenze. Questa attività, come dire, di rilevazione e di analisi dei trend sulle scelte effettuate di spesa e sulle scelte anche progettuali delle principali amministrazioni italiane, e tra poco si capirà meglio perché le chiamiamo le principali amministrazioni, sono molto importanti a maggior ragione in questo momento. Perché? Perché la rilevazione è stata condotta nel primo semestre 2021, quindi diciamo in una situazione ancora molto emergenziale, quindi con la pandemia ancora in corso, con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, oramai quasi definitivo, ma ancora non definito riguardo alle componenti di spesa. La prima, diciamo, assegnazione di risorse del PNRR, come molti di voi sapranno, è avvenuta solo a settembre 2021, con una delibera del MEF. Questo vuol dire che in quello che vedrete come numeri non risultano presenti ancora, gli effetti, che probabilmente saranno enormi, diciamo, dei finanziamenti previsti dal PNRR, effetti sia in termini di cubatura della spesa, sia in termini di effetti sulle scelte delle amministrazioni. E sarà quindi importante questa fotografia un istante prima di tutto questo, come confronto, come base di confronto con quello che sarà, che vedremo dalla prossima rilevazione in poi. La prossima rilevazione si terrà come sempre nella primavera dell'anno, quindi tipicamente la rilevazione avviene tra maggio e giugno dell'anno, tranne forse un unico caso, e quindi già dalla prossima noi potremmo vedere delle differenze importanti probabilmente. Allora, perimetro e assunzioni di base. Come funziona questa rilevazione? La rilevazione coinvolge in maniera strutturata un panel che oscilla tra le 70 e le 80 amministrazioni ogni anno. Tecnicamente quest'anno le amministrazioni invitate a partecipare alla rilevazione sono state, quest'anno intendo, scusatemi, rilevazione ovviamente 2021, 76. Due amministrazioni non hanno potuto fornire i dati, quindi il perimetro, diciamo, delle amministrazioni che hanno risposto è composto da 74 enti, 26 amministrazioni centrali, tra le quali tutti i ministeri, la Corte dei Conti, le agenzie fiscali, le tre agenzie fiscali, i due enti di previdenza nazionale, INPS e INAIL, i quattro enti di ricerca nazionali, ACI e la Corte dei Conti. Questo è rispetto alla composizione del panel, queste sono le amministrazioni centrali. Partecipano sempre tutte le amministrazioni regionali e le province autonome, alle quali chiediamo anche di fornirci dei dati sulla spesa sanitaria ICT, gestita direttamente dalla regione, che sappiamo essere comunque una parte decisamente inferiore di quella che viene destinata poi sul territorio. Partecipano anche qui, diciamo, sistematicamente alla rilevazione le normalmente 14, quest'anno solo 13 città metropolitane e 14 comuni capoluogo di queste stesse città.
I dati vengono raccolti con chiaramente una serie di dati a consuntivo, in una logica rolling, ogni anno chiaramente ciò che era l'anno precedente chiesto come previsione viene richiesto come dato a consuntivo e come previsionali. Quindi i dati a consuntivo che vi presentiamo saranno quelli relativi al 2019-2020, i previsionali quelli relativi al biennio 21-22. La spesa all'interno della survey e del questionario viene classificata, si chiede di classificare la spesa in base a una tassonomia ormai abbastanza consolidata che parte dai codici gestionali del glossario SIOPE. Quello di quinto livello, per chi ne è pratico, è un glossario particolarmente dettagliato. Questa attività si è resa necessaria per poter fornire a tutto il panel, così come variegato, un'unica classificazione della spesa e questa cosa, diciamo, ha funzionato e continua a funzionare. Viene chiesto alle amministrazioni di fornire i dati relativi anche alla spesa, agli acquisti realizzati tramite eventuali società in house, quindi la spesa complessiva di cui è titolare a varie ragioni quella stessa amministrazione. Qual è il ricorso, sempre per macrovoci di spesa, anzi per singole voci di spesa, rispetto agli strumenti di acquisto e di negoziazione centralizzati, prima di tutto quelli della centrale di committenza nazionale Consip, ma anche ovviamente quelli delle centrali di committenza territoriali. La novità di quest'anno, su cui magari torneremo poi con una maggiore calma dopo che avete visto i primi dati, è stata l'introduzione di un concetto un po' diverso rispetto a quello della classificazione, diciamo, analitica della spesa. È stato chiesto alle amministrazioni di, a prescindere dalla composizione di parte corrente o di parte di conto capitale, la cosiddetta ripartizione CAPEX-OPEX della spesa, a prescindere da questa, di classificare la loro spesa, sia CAPEX che OPEX, in base ad alcuni ambiti, di attività. Che sono stati elencati e che sono anche riprodotti all'interno del rapporto, rispetto ai quali la spesa può essere considerata una spesa che genera innovazione. Chiaramente sono gli ambiti sui quali maggiormente indirizza l'attività il piano triennale rispetto alle altre amministrazioni e le attività che derivano dalla necessità di adeguamento a linee guida e regole tecniche emanate dalla AGID. Sul periodo di rilevazione abbiamo già detto, la rilevazione si è iniziata a maggio, si è conclusa a luglio con una fase di verifica che si viene sempre fatta da parte nostra sui dati raccolti sulla piattaforma online, in modo da migliorare la qualità dei dati e delle analisi successive. Vengono raccolti, ripeto, dati quantitativi ma anche dati qualitativi. Facciamo alcune domande su alcuni ambiti che ci servono a mettere insieme delle informazioni sul percorso che stanno facendo queste PA panel rispetto alla loro trasformazione digitale. Quindi alcune domande in ambito servizi digitali, in ambito dati o open data, sulle infrastrutture e in particolare sul ricorso ai servizi in cloud e più in generale su come l'amministrazione si attrezza o si sta attrezzando in una tematica molto delicata che è quella della sicurezza informatica. Alle amministrazioni viene richiesto anche di segnalarci e di rispondere a un tracciato che ci descriva i loro principali progetti, sia in termini di rilevanza economica degli interventi, sia in termini di rilevanza, se vogliamo, strategica, perché sono progetti molto coerenti e funzionali ai contenuti stessi del piano triennale.
alcuni flash sulle principali evidenze su cui torneranno i colleghi con una descrizione più puntuale e precisa. Vi dicevo, le principali amministrazioni, perché? Perché mettendo insieme la spesa che queste 74, 75, 76, dipende dagli anni, amministrazioni ci dichiarano, questi sono i numeri. Per quanto riguarda il panel composto dalle 74 amministrazioni, il dato consolidato è di 2 miliardi e 8 nel 2019 e il dato previsionale per il 2022 di circa 3 miliardi e 7. Queste cifre, se si fa esclusione dal perimetro di riferimento della spesa per l'ICT, realizzata sul territorio, realizzata quindi da ASL, aziende ospedaliere ed altri, e quella del settore education, rappresenta l'86%, scusate, della spesa ICT di tutta l'amministrazione, vale a dire di tutto il settore statale, di tutto il settore delle PAL, intese come regioni, province autonome, comuni e città metropolitane. Considerato che questi sono i dati che noi raccogliamo puntualmente, su cui facciamo le analisi, ma esistono anche delle stime sull'andamento complessivo, delle stime fatte altrove, non da Agid, sull'andamento complessivo della spesa di tutta la pubblica amministrazione, e quindi comprese anche tutto il settore sanitario e tutto l'education. Come vedete, le stime sono anche riportate nel rapporto, parlano di un dato stimato come consolidato per il 2019 di circa 5 miliardi e 6 e di una crescita fino a 7 miliardi nelle previsioni del 2022. Mettendo a confronto le cifre del nostro panel con quelle con queste stime, si vede anche a occhio nudo che stiamo parlando di una incidenza di circa il 50%. E questo è un elemento molto importante, perché si tratta di un 50% di copertura di dati che vengono raccolti puntualmente, coinvolgendo di fatto, se volete, un numero abbastanza ristretto di amministrazioni, perché stiamo parlando di meno di 100 su il totale che ben conoscete, insomma, di decine di migliaia. E in questo senso, quindi, pur non essendo esaustiva, però l'analisi che viene condotta e i risultati che emergono sicuramente aiutano a capire molte cose, diciamo, di come si muove la pubblica amministrazione in questo campo. La stima dell'incidenza, ve lo dico velocemente, della spesa per innovazione, quella di cui vi parlavo prima, no? Quella nuova classificazione, anche questa risulta, è una prima approssimazione, ovviamente, perché abbiamo appena introdotto questo nuovo tipo di classificazione, dal 20% del 2019 a quasi il 30% sulle previsioni 2022. Si conferma e si rafforza l'utilizzo dei canali di acquisto e di negoziazione centralizzati nelle scelte delle amministrazioni, che diventa sempre più prevalente. Dal punto di vista della mappatura dei risultati qualitativi, vi sarà illustrato attraverso un indice sintetico che abbiamo elaborato, sperimentato nella passata edizione della rilevazione, un indice di digital readiness, vale a dire di preparazione al digitale delle PA panel, e viene anche misurato il loro avanzamento sul percorso di innovazione digitale. Tutte le amministrazioni, e dopo questa slide io sicuramente passerò la parola ai colleghi, tutte queste amministrazioni che fanno parte del cluster mostrano di muoversi in maniera, come vedrete, coerente con le indicazioni di contesto e con le regole tecniche generali. Sicuramente quella che risulta una delle aree di maggior necessità, di maggior effort, di maggior impegno da parte di tutti, è quella della sicurezza, sia in termini di volumi di spesa, sia in termini di approccio, di scelte e di governance della stessa.
il mio tempo è scaduto al momento e quindi passo la parola velocemente. Alcune slide non ve le commento, ma le trovate pubblicate sui canali social di Agite e comunque le avrete a disposizione. E passo la parola a Daniela Romano. Sì, allora appunto come ha detto la collega con alcuni flash, adesso andiamo a vedere quelle che sono state le principali evidenze raccolte proprio a seguito della rilevazione di Agid. Partiamo da questa prima rappresentazione grafica dove possiamo ritrovare quella che è la spesa ICT nell'intera PA italiana, tenendo conto di 5 settori, le pubbliche amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome, le pubbliche amministrazioni locali e poi 2 settori che non sono direttamente indagati all'interno invece della rilevazione Agide, cioè la sanità e il settore education. Come potete notare, tra diciamo, il 2016 e il 2019 registriamo una progressiva crescita della spesa con una media del 6,6% di crescita in quel periodo. E di contro, però, appunto, tra il 2019 e il 2020 c'è un rallentamento che porta infatti la percentuale di crescita ad attestarsi solamente al 3,9%. Come si vede già dalla slide, a intervenire pesantemente su questo rallentamento è appunto lo scoppiare della pandemia, che fa registrare per i settori pubbliche amministrazioni centrali, regioni e province autonome e pubbliche amministrazioni locali appunto il maggiore rallentamento, cosa che invece non accade o accade solo in parte per gli altri 2 settori, education e sanità. Nel caso dell'education, addirittura registriamo proprio fra queste 2 annualità, tra il 2019 e il 2020, una crescita superiore al 10%. Tra l'altro, diciamo, una percentuale di crescita superiore in generale a quella che era la media tra il 2016 e il 2019 dell'intera PA italiana. Ovviamente, diciamo, questo incremento della spesa nel settore education, soprattutto dovuto all'implementazione di sistemi per la didattica a distanza. Altro settore leggermente in controtendenza rispetto agli altri, o perlomeno che mostra una maggiore crescita rispetto agli altri, nonostante il rallentamento generale, è la sanità, con un più 5,1%, quindi diciamo si attesta fra i settori che subiscono il minor rallentamento proprio rispetto al trend del passato. Tra il 2020 e le stime del 2021 e del 2022, stime che, come già anticipato da Federica, non tengono conto dell'effetto PNRR, e nei successivi anni vediamo una ripresa in termini di crescita percentuale. Per cui diciamo torniamo ai livelli pre-pandemia con un più 5,7% e poi addirittura un più 6,5%, percentuali che comunque ci attendiamo essere in realtà maggiori dovute appunto all'effetto PNRR che già dalla prossima rilevazione dovremmo riuscire a individuare. Quello che avevamo visto poc'anzi era appunto uno spaccato di quello che era appunto la quantità di spesa ICT relativa a tutta la PA italiana. Come però ha precisato anche Federica nell'intervento precedente, con la rilevazione Agid, in realtà viene rilevato per i 3 settori, pubbliche amministrazioni centrali, regioni e province autonome e pubbliche amministrazioni locali, intese come per l'appunto città metropolitane e loro comuni capoluoghi, viene intercettata in realtà una media dell'86% della spesa complessiva rispetto, ripeto, a quei settori, con punta addirittura dell'88%.
rispetto alle PA centrali. Quello che vediamo in questa schermata sono i dati raccolti finora a consuntivo proprio attraverso le rilevazioni AGID, quindi dati che ormai sono consolidati, che riguardano queste 5 annualità dal 2016 al 2020 e che per l'appunto mostrano qual è stato appunto l'andamento della spesa, per cui noi ci ritroviamo. Le principali evidenze sono quelle che le PA centrali, la riga diciamo più in alto, no? Mostra come c'è stata proprio le PA centrali sono quelle che hanno presentato l'andamento crescente più marcato. Nel caso di regioni e province autonome, registriamo invece una maggiore crescita tra il 2019 e il 2020. Per quanto riguarda invece le pubbliche amministrazioni locali, allora in quel caso notiamo un andamento che in realtà è il più costante fra i tre comparti. Sempre all'interno del report della spesa abbiamo pensato a un tipo di rappresentazione che potesse restituire il posizionamento di questi tre cluster indagati rispetto a quelle che sono le principali indicazioni riguardanti la riqualificazione della spesa, le principali indicazioni contenute all'interno del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. E cioè, da un lato, appunto, il potenziale ricorso agli strumenti e canali d'acquisto centralizzati, dall'altro, un riequilibrare la spesa verso, diciamo, una maggiore spesa nel cosiddetto ambito della spesa in conto capitale, per l'appunto il CAPEX, notoriamente detto, e che è solitamente appunto individuata come quota preminente proprio della spesa di innovazione. Quello che si vede da queste tre immagini, da queste tre mappe, le prime due riferite a dati a consuntivo e l'ultima riferita ai dati previsionali, mostrano come tutti e tre i settori effettivamente compiono un percorso virtuoso. Si può notare che per l'appunto aumenta proprio il ricorso agli strumenti centralizzati e anche un'accentuata, diciamo, spesa proprio in ambito CAPEX. Come però anche lì ha anticipato Federica, probabilmente già dalla prossima rilevazione supereremo un po' questo concetto di spesa CAPEX intesa come spesa esclusivamente positiva. Andremo più verso un'evoluzione del concetto di spesa positiva intesa come spesa per l'innovazione. In generale, appunto, i tre settori, come vedete, vanno verso il quarto quadrante, che è quello diciamo, della riqualificazione ottimale, secondo appunto questi due criteri esplicitati nel piano triennale. Lo stesso tipo di posizionamento abbiamo pensato di renderlo anche per area geografica, ovviamente in questo caso indagando soltanto, diciamo, quello che era il posizionamento degli enti, intesi come regioni e province autonome e come amministrazioni locali. E anche in questo caso le prime due mappe fanno riferimento a dati a consuntivo, l'ultima a dati previsionali. Tutte le aree geografiche mostrano anche in questo caso un comportamento virtuoso, in particolare verso proprio l'utilizzo di strumenti centralizzati che subiscono, diciamo, un aumento per quanto riguarda il centro e diventano quasi esclusivo canale di acquisto per gli enti rientranti nella categoria sud e isole. Bene, io passo adesso la parola al collega Nicola Veglianti, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate bene. Adesso, dopo un primo excursus fatto dalle mie colleghe, andremo più nel dettaglio ad evidenziare le principali evidenze risultanti dall'indagine condotta e che ha visto indagate le quattro annualità 2019 fino al 2022 previsionali. Non so, questa slide non. Io, vedete una slide, io non riesco. Ci dovrebbe essere un grafico, spero che voi lo vediate. Si vede, Nicola, No, si vediamo vede. solo l'andamento del trend, non L'andamento vediamo della tutto il spesa ai grafico. siti. Sì, no, non vediamo il grafico, ecco, vediamo No, solo. no.
l'indice Ci di parlo crescita sopra, media. lo troverete poi online in maniera puntuale. Sostanzialmente l'andamento vede una spesa media nelle quattro annualità di 3,4 miliardi circa. Ciò viene sostanzialmente soprattutto influenzato dalle due annualità previsionali 2021-2022, che danno come risultanza un tasso annuo medio composto di crescita del circa 8%, ovvero il CAGR. Per interpretare al meglio però questo andamento vanno evidenziate due chiavi di lettura, come detto prima, il Covid, che purtroppo conosciamo tutti, e il PNRR. Per quanto riguarda il Covid, perché nel 2020 sostanzialmente ha spostato l'attenzione sul qui ed ora, rinunciando un po' al futuro, quindi tutti i progetti che erano stati avviati sono stati bloccati e sono state avviate delle procedure d'urgenza per attivare tutti quegli acquisti straordinari necessari per comunque consentire l'operatività delle amministrazioni. Basti pensare all'attivazione delle infrastrutture per lo smart working. Non è un caso che tra il 2019 e il 2020 una delle voci di spesa maggiormente cresciute è stata quella del client PC o dei pacchetti software disponibili sul mercato. Inoltre, ha fatto in modo anche che le amministrazioni dovessero ritrovare dentro di sé anche un'eredità molto importante di beni e servizi che non erano stati comunque contemplati in precedenza, e questo anche a giustificare quel meno 2, che poi vedrete meglio nel grafico quando ve lo pubblicheremo, ma è comunque presente nel report, quel meno 2 perché comunque le amministrazioni, non avendo ancora a disposizione ben chiare le idee sul PNRR, prevedevano una leggera riduzione degli acquisti proprio per far fronte a quello che ormai avevano già acquisito. Inoltre, ha prima sospeso e poi bloccato quello che era previsto nella legge di bilancio del 2020, ovvero per tutte le amministrazioni all'interno del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, al netto degli enti regionali, le pubbliche e le province autonome, degli enti locali e delle società partecipate, una riduzione del 10% sulla spesa media annua rispetto a quello che era stato fatto nel triennio 16-17. Inoltre, brevemente, anche se non è oggetto di questo webinar, come detto precedentemente, l'indagine si è chiusa un momento prima che si fosse chiaro quali fosse l'entità del PNRR, dei primi stanziamenti del PNRR. Verosimilmente, nelle prossime rilevazioni riusciremo ad intercettare sia quei circa 7 miliardi inerenti proprio alla pubblica amministrazione, per la sua digitalizzazione, per l'innovazione e per la sicurezza, ma sia anche altri investimenti di altre componenti, come ad esempio gli investimenti inerenti alla rete banda ultralarga, che sono altri circa 7 miliardi. Come viene transata principalmente questa spesa? Attraverso quali canali? Principalmente attraverso i canali centralizzati, cosiddetti centralizzati, ovvero Consip e centrale di committenza. Non mancano ovviamente delle peculiarità tra i vari comparti in esame oggetto dell'indagine. Si passa da circa l'81% di media transato centralmente delle PAC fino al 69% di quelli degli enti locali. Tuttavia, in media, tutte le amministrazioni prevedono un'incidenza media dei canali Consip del circa 79%. Questo ad evidenziare un aumento del livello di specializzazione nella gestione delle procedure e di razionalizzazione, nel senso soprattutto di una maggiore efficienza ed efficacia della spesa e non solo di mero contenimento. Ok, abbiamo cambiato visualizzazione. Una novità di cui abbiamo trattato, di cui ha parlato precedentemente Federica, abbiamo cercato con questa nuova indagine di andare a perimetrare meglio quella che potesse essere definita una spesa di innovazione. Perché volevamo, l'obiettivo era quello di superare la stretta equivalenza CAPEX, spesa di innovazione, perché molto spesso l'innovazione si fa anche con la spesa operativa, il day by day, ci potrebbe essere dell'innovazione anche nella quotidianità. E come abbiamo fatto? Abbiamo cercato di perimetrarlo attraverso i recenti paradigmi digitali, attraverso le linee guida e il piano triennale di Agid. Basti pensare ad esempio alla realizzazione dei piani di adeguamento per i livelli minimi di sicurezza e di affidabilità, o alla realizzazione di infrastrutture flessibili e virtualizzate coerenti con il principio cloud first. Ovviamente troverete poi nel piano, nel report online, una lista dettagliata delle voci che hanno fatto parte di questa spesa dell'innovazione. Possiamo vedere che comunque, pur trattandosi ancora di una stima sotto certi aspetti, perché alcune amministrazioni hanno fatto fatica di, ad
a darci il dato, essendo la prima volta, possiamo comunque notare una grande attenzione delle amministrazioni verso l'innovazione, tant'è che entro il 2022 circa il 30% dovrebbe aiutare, la spesa sostenuta dalle amministrazioni dovrebbe aiutarle nel loro percorso digitale. Ripassando l'attenzione poi alla composizione della macrovoce di spesa, si possono notare sostanzialmente due tendenze, anzi tre. La prima è che la voce che cuba maggiormente, ma maggiori spesa, che drena le principali risorse, sono quelle altri servizi, all'interno dei quali va ricordato il fatto che una delle maggiori voci di spesa che aumenta tra il 2019 e il 2022 è quella dell'interoperabilità, segno anche questo della maggiore attenzione delle amministrazioni al loro percorso di integrazione e di digitalizzazione verso il futuro. Anche qui non è oggetto dell'indicazione, ma del webinar. Ma ho comunque segnalato che anche il PNRR stanzia circa 650 milioni su questa tematica. E altre due evidenze che si possono osservare è una costante riduzione dell'incidenza della macrovoce manutenzione hardware e software a favore invece di un aumento di quella inerente agli acquisti hardware e gli acquisti dei servizi di sviluppo software. Questo fa anche pensare allo sviluppo di progetti inerenti nuove piattaforme e nuovi servizi, proprio al fine di attuare in maniera più concreta la digitalizzazione degli enti. Scendendo nel dettaglio dalla macrovoce alle voci, le principali voci di spesa, al netto di alcune piccole differenze per tutte e tre i comparti, si possono ricondurre agli applicativi ad hoc, alla gestione e manutenzione software, ai servizi di connettività e fornitura dati, oltre ovviamente agli altri servizi ST. Questo perché comunque in tutti e quattro gli anni la spesa, le maggiori macrovoci di spesa sono la manutenzione, gli acquisti di sviluppo software e gli acquisti di altri servizi. Ora mi spiace, non so se avete visto precedentemente il grafico, mancava, cioè non si vedeva, ma nell'area del grafico, oltre a un'area blu, che sostanzialmente era tutta l'area fatta della spesa delle amministrazioni che abbiamo indagato con questi approfondimenti, c'era anche un'area rosa inerente alla spesa della sanità regionale, perché in questo report, grazie a una miglior qualità dei dati, siamo riusciti anche ad estrapolare l'andamento della spesa sanitaria. Questa slide ha l'obiettivo di fare un piccolo identikit di questa tipologia di spesa e, come si può osservare, nelle quattro annualità si è attestata intorno a circa 300 milioni di euro in media. Ovviamente, anche in questo caso, la maggior parte della spesa è riferibile a quello che chiamiamo OPEX, spesa per la gestione operativa, tant'è che la spesa in conto capitale è solo del circa 26%, e a drenare le maggiori risorse sono le voci di gestione e manutenzione software e gli applicativi ad hoc. Anche qui, come per il resto della spesa, la spesa viene transata principalmente attraverso i canali centralizzati come Consip per le centrali di committenza, però va evidenziata una peculiarità rispetto all'altra tipologia di spesa. Nell'anno del 2021, quindi ancora ahimè, nel problema del Covid, questa tipologia di spesa ha visto una riduzione dell'incidenza dei canali centralizzati, per il semplice fatto che le amministrazioni regionali, anche e soprattutto per il carattere d'urgenza, hanno preferito avviare delle gare dirette oppure approfittare dei contratti già in essere per attivare in maniera rapida ciò che serviva per far fronte all'emergenza. Ora, velocissimamente, il tempo è tiranno, passiamo anche alla classificazione dei progetti. Come detto all'inizio, dalla mia collega, nel report sono stati mappati circa 680 progetti, cioè 600, per la precisione 679. Li abbiamo classificati sia per tipologia e sia anche rispetto ai macro ambiti, ovvero quelli strettamente correlati al modello strategico del piano triennale. 679 progetti sono progetti che hanno una rilevanza strategica per le amministrazioni, e per questa prima classificazione per tipologia si può osservare come la principale
I progetti principali sono riferibili a quelli strategici verso cittadini, imprese e altri utenti, ovvero volti a sviluppare dei servizi digitali per l'utenza, sia essa privata o non. In seconda battuta, quelli istituzionali delle amministrazioni, ovvero quelli inerenti il core, soprattutto per quanto riguarda le amministrazioni centrali, il core, quindi per far funzionare, per arrivare alla mission dell'ente, oppure per lo svolgimento dell'operatività interna strettamente all'autoamministrazione. Per quanto riguarda invece i macroambiti, si può osservare come i principali progetti ricadano su piattaforme e infrastrutture, oltre che a servizi. Se vogliamo fare un collegamento tra questa e la slide precedente, è facile osservare come nelle piattaforme siano le amministrazioni centrali ad investire maggiori risorse, soprattutto perché ricadono nella tipologia istituzionale, mentre per quanto riguarda amministrazioni locali, investono prevalentemente in servizi e ciò non stupisce perché le amministrazioni locali sono anche quelle che hanno maggior progetti verso strategici, verso cittadini e imprese e quindi per lo sviluppo di servizi digitali. Chiudiamo questa parte. Passiamo velocemente alla parte più qualitativa del questionario, che ha visto indagare degli ambiti digitali, che come vedremo in seguito con il mio collega, fanno parte anche del primo step per identificare il Digital Index. Partiamo con i canali di interazione dei cittadini e delle imprese, per poi passare successivamente agli altri, insomma, come dati, infrastrutture e sicurezza. Per quanto riguarda i canali di interazione con cittadini e imprese, potete osservare sia a sinistra ai cittadini che a destra con le imprese, i canali di interazione che le amministrazioni hanno con gli utenti sono variegati. Tuttavia vengono preferiti in maniera prevalente i portali istituzionali e la posta elettronica. Restano staccati il fanalino di coda, gli SMS e le mobile app, però per quanto riguarda lo strumento più tradizionale, gli SMS, non è previsto un aumento in futuro, le mobile app invece. Molti enti prevedono di svilupparla nei prossimi anni o hanno già in fase sperimentale. Restano al centro di questa classifica i social, il supporto online, i social perché comunque è un canale leggermente più delicato che richiede anche figure professionali che lo possano gestire e il supporto online perché comunque è strettamente correlato con lo sviluppo dei servizi digitali. Quando aumenteranno, aumenterà anche la necessità di avere un help desk. Servizi digitali che comunque le amministrazioni già hanno, sono anche molto interattivi e ai quali i cittadini e le imprese possono accedere attraverso diverse modalità di identificazione. Qui vediamo le principali. Non stupisce il fatto che quelle in verde, soprattutto per quanto riguarda i cittadini, siano quelle principali. Solo una precisazione, questa fotografia anche qui è stata fatta un attimo prima che ci fosse l'obbligatorietà per i cittadini di potersi identificare solo attraverso SPID, carta d'identità elettronica o carta dei servizi, quindi nella prossima generazione la fotografia sarà sostanzialmente leggermente diversa. L'unica cosa, per poi passare all'altro ambito digitale, passare la parola alla mia collega, da osservare come la carta dei servizi sia una peculiarità sostanzialmente dei cittadini e per le regioni, basti pensare al fascicolo sanitario elettronico. Passo la parola alla mia collega per parlarvi del cloud. Ah, rieccomi qui con voi. Allora, stavo giusto leggendo adesso una domanda in chat che riguardava proprio la spesa per i canoni dei servizi in cloud. Allora, il discorso è un po' lungo e complesso, ma diciamo, proviamo intanto a darvi una risposta perché viene proprio a proposito guardando questi dati. Tutti noi sappiamo che esiste, è stata implementata una strategia cloud a livello nazionale, ma già da prima esistevano le indicazioni contenute nel piano triennale proprio per accompagnare la migrazione soprattutto delle amministrazioni più piccole e verso queste soluzioni, e siamo tutti consapevoli del problema, diciamo, dal punto di vista ragionieristico della spesa, che stiamo parlando di sostituire spesa in conto capitale con spesa di parte corrente, perché così funzionano nella maggior parte dei casi i canoni in cloud.
E questo è uno dei motivi per cui vi abbiamo parlato e stiamo ragionando con le PA Panel e comunque anche in altre sedi della nuova classificazione, cioè della classificazione della spesa per innovazione. Questo è proprio il caso emblematico. La spesa per canoni cloud, quindi che spingono le amministrazioni a un uso di servizi che permettono, lo sappiamo tutti, una maggiore sicurezza delle proprie infrastrutture, dei propri applicativi, probabilmente una riduzione dei costi e anche una maggiore velocità di erogazione dei propri servizi digitali, non può non essere considerata una spesa per innovazione. Motivo per cui stiamo provando, ovviamente, dovendoci però slegare dagli aspetti ragionieristici, a valutarla in questo modo. Che da questo punto di vista ci siano poi dei problemi a livello, diciamo, di spending review, in questo momento non dovrebbe essere così, nel senso che anche le ultimissime indicazioni pre-pandemia contenute nelle leggi di bilancio da questo punto di vista sono state prima sospese e poi annullate proprio in questi anni. Tanta parte, non tanta parte, ma insomma una buona parte di fondi della componente 1 della prima missione, il PNRR, saranno proprio dei finanziamenti destinati alle piccole e medie amministrazioni per accompagnarle nel loro programma di abilitazione al cloud, quindi nel programma di consolidamento e migrazione. Fatta tutta questa premessa molto lunga, veniamo ai nostri dati. Allora, i servizi in cloud, la spesa per servizi in cloud è ancora molto contenuta, cioè i numeri non sono dei grandi numeri perché passiamo da 46 milioni a 88 milioni nelle previsioni 2022, però è una spesa in forte crescita, come potete vedere a occhio nudo. Al momento, diciamo ad oggi, sono prevalentemente le regioni e le province autonome che spendono per servizi in cloud. La quota parte di spesa della PAC segna una netta crescita, diciamo, nei 4 anni, perché passa da 18 a 43 milioni, arrivando quindi quasi al 50% della spesa complessiva, mentre rimane diciamo, costantemente con una crescita più moderata la spesa che le PAL destinano al momento ai servizi in cloud. Questa spesa viene, questo lo leggerete poi bene potete leggerlo nel rapporto, viene veicolata prevalentemente attraverso gli strumenti di acquisto centralizzati, quindi Consip e centrali di committenza. E, per quanto riguarda la tipologia di come viene spesa, con quale tipo di servizi vengono acquistati, qui c'è una sintesi della situazione. Abbiamo detto che comunque l'abitudine ad acquistare in cloud è abbastanza diffusa in tutto il campione, nel senso che qui leggete il 95% delle amministrazioni panel, vuol dire che in soldoni 66 amministrazioni su 74 hanno dichiarato di fare ricorso a servizi in cloud. Prevalentemente tutte le amministrazioni, tutti i cluster delle amministrazioni considerate, ricorrono a servizi in cloud di tipo IaaS, e questo per servizi di archiviazione di back office, tipicamente, o di web hosting. Queste sono le tipologie principali, su un tipo di architetture di tipo private cloud. Anche i cosiddetti servizi SaaS sono abbastanza diffusi, ma sicuramente meno. Diciamo che la spesa in servizi IaaS cuba il 44% del totale, quella per i servizi in SaaS il 33% e quella per il PaaS il 23%. I servizi SaaS che vengono acquistati sono servizi di solito su architetture public cloud, per servizi non strategici.
Per quanto riguarda i servizi PAS, ancora molto poco diffusi, diciamo sono prevalentemente le regioni e le province autonome a fare ricorso. Però è importante, come dire, anche andare a vedere alcuni aspetti qualitativi di come le amministrazioni si muovono in questo ambito. E diciamo che rispetto alle domande, alle risposte raccolte all'interno del questionario, si può evincere che al momento il ricorso al cloud, a servizi cloud infrastrutturali o applicativi, viene valutato di volta in volta, prevalentemente, di volta in volta in base ai vantaggi, diciamo, all'oggi, al presente che queste soluzioni possono offrire rispetto alla variante on-premise. Ma esiste anche comunque un inizio, diciamo, di ragionamento più ampio. Infatti molti collegano la propria spesa in cloud giustamente al percorso di migrazione, a un percorso di migrazione, come diciamo, ben definito e strutturato a livello di strategia, e che quindi adesso deve rendersi praticato. Quindi spegnere i data center, che come sappiamo non rispettano i criteri di sicurezza e efficienza, e prevedere quindi il proprio passare la propria migrazione verso il cloud. C'è anche chi si riconosce e dichiara quindi di applicare una vera e propria, anche se questo in misura inferiore, una strategia cloud first, quindi con un ragionamento, un'imposta, un approccio ex ante nella progettazione, nella valutazione delle proprie applicative, dei propri sviluppi con una logica first. E con la logica cloud first. E io direi a questo punto che posso passare la parola per gli altri affondi sulla spesa in sicurezza. Vai, Daniela. Sì, buongiorno di nuovo a tutti. Allora, sì, parliamo adesso di spesa appunto nell'ambito della sicurezza informatica. Saranno proprio due brevi flash, poi all'interno del report trovate decisamente molti più approfondimenti anche proprio sull'aspetto della spesa in sicurezza. Come dicevamo un po' all'inizio, la spesa in cybersecurity è ancora, diciamo così, residuale rispetto ad altre spese in altre voci di spesa, in altre categorie di spesa da parte della PA. Probabilmente risente ancora di una certa difficoltà anche di isolamento di spesa rispetto, diciamo, magari ad acquisti che comprendono già una parte di acquisti in sicurezza, ma da cui, diciamo, poi non è facile scorporare proprio la componente dedicata solamente a questa. Allora, in questo grafico vediamo appunto per le quattro annualità che sono state oggetto di indagine, appunto il totale di spesa effettuato, quindi parliamo di appunto, diciamo, partiamo dal 2019-2020 con 103 milioni e 114 milioni, con una spesa che tende a salire tra il 2021 e il 2022, sempre con dati previsionali. Per quanto riguarda l'incidenza media nei 4 anni, è la voce Disaster Recovery e Business Continuity col 43% a farla da padrone rispetto alle altre voci segnalate nel questionario a cui appunto è stato chiesto agli enti di rispondere, con una netta prevalenza per quanto riguarda invece un'analisi fatta per cluster. Sono le pubbliche amministrazioni centrali che diciamo, spendono di più o sono riusciti comunque più facilmente a isolare la spesa in sicurezza, seguite da regioni e province autonome e dall'ultimo comparto delle pubbliche amministrazioni locali. Come dicevamo, è proprio la spesa in disaster recovery e business continuity ad essere quella maggioritaria col 43% di media nei 4 anni,
In questa rappresentazione grafica abbiamo, diciamo, raccontato quella che è stata la risposta all'aver previsto, all'aver già implementato un piano o di disaster recovery o di business continuity. E allora, il 65% del panel, ovvero 48 enti, ha dichiarato di avere già un piano di disaster recovery. In particolare, ovviamente, come dici, si vedeva anche nell'ambito della spesa, in particolare sono regioni e province autonome e pubbliche amministrazioni centrali. Percentuale che comunque è destinata a salire dal momento che la seconda risposta, no, ma è previsto. E diciamo, fa raggiungere in alcuni casi la quasi totalità della risposta in questo senso, per cui si attende che al più tardi entro il 2023 la gran parte, quasi la totalità delle amministrazioni avrà implementato un piano di questo tipo. Passando al business continuity, invece, quindi ai piani relativi a questo aspetto, abbiamo percentuali leggermente inferiori. Si vede anche graficamente rispetto alle PA che invece hanno già implementato piani di disaster recovery. Qui parliamo di 39 enti rispetto ai 48 invece che avevano implementato piani di disaster recovery. Anche in questo caso sono regioni e province autonome e pubbliche amministrazioni centrali a farla da padroni rispetto, diciamo, all'implementazione di questo genere di piani. Ma con buone, diciamo, anche qui prospettive per gli anni a venire, con appunto le percentuali del no, ma è previsto che anche qui, rispetto anche a quanto dichiarato all'interno del questionario da parte degli enti, si ritiene che queste percentuali su quante PA hanno già implementato il piano di business continuity. E raggiungeranno appunto quasi la totalità degli enti entro sempre il 2023. Passo la parola, diciamo, ad Antonio Tappi. Sì, eccomi, buongiorno a tutti. Allora, prendo la parola, diciamo, vado a completare gli ambiti diciamo, di indagine, quali quantitativa, che sono poi riportati nel report, che sono stati già in precedenza visti, e rispetto alla tematica data governance, una tematica che ovviamente è sempre di maggiore interesse per quello che riguarda la gestione, la valorizzazione e l'utilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. Anche lo stesso rapporto ci dà un po' di dati che confermano l'interesse da parte degli enti. È stato chiesto agli enti fondamentalmente se avessero formulato un piano di data strategy, quindi una strategia della gestione del dato, e come dato abbiamo che oltre il 38% degli enti ha già formulato un piano di data strategy, altri lo stanno facendo e lo implementeranno nel corso del 2021-2022. Interessante anche il dato secondo il quale gli obiettivi sui quali si sono focalizzati questi piani, queste strategie sui dati, si focalizzano prevalentemente sulla revisione del modello di data governance, quella che è la gestione a livello sia organizzativo sia tecnico, e con un interessante, diciamo, dato sul ridisegno dell'architettura dei dati. Quindi le pubbliche amministrazioni stanno lavorando molto su una ridefinizione di quello che è il modello di strategia e sulla ridefinizione anche dei modelli infrastrutturali. Sono state introdotte in molti casi piattaforme di big data, quindi per una gestione intelligente del dato e per una sua, quindi un uso più strategico di quello che è un elemento che le pubbliche amministrazioni assolutamente ne hanno sempre più bisogno. Altro elemento, quello della data governance, che è emerso è un modello di centralizzazione della data governance. Questo in particolare con alcune differenze relative al comparto, quindi le pubbliche amministrazioni centrali in particolare centralizzano la governance dei dati e questa centralizzazione è estesa anche all'esecuzione, quindi alla definizione di principi e regole per l'utilizzo di questi dati.
in maniera, diciamo, meno o meglio la parte esecutiva per quello che riguarda regioni e province autonome e quello che riguarda le pubbliche amministrazioni locali, si evidenzia invece un modello che va verso la decentralizzazione, soprattutto nella parte esecutiva. Per quello che riguarda la metadatazione, quindi tutto ciò che serve alle amministrazioni, diciamo, sul dato per una ricerca e una curata poi anche il riuso del dato stesso, quindi il processo di metadatazione, anche questo è piuttosto presente. Oltre il 72% degli enti hanno dichiarato di intervenire con la metadatazione dei dati. Viene utilizzato, questo è un aspetto tecnico, la specifica DigiCat conforme ai profili europei e molti enti impiegano dei profili definiti a livello ente, soprattutto le pubbliche amministrazioni centrali. Per ciò che riguarda la georeferenziazione, che ovviamente è un elemento che interessa molto nelle pubbliche amministrazioni locali, quindi enti locali e regioni e province autonome, e in effetti il dato è specifico per questa tipologia di enti, l'81% delle amministrazioni panel utilizzano dati georeferenziati. Considerate che ovviamente per le politiche territoriali, pianificazione territoriale, mobilità, sicurezza, ambiente, che sono tipiche di competenze degli enti locali, ovviamente la georeferenziazione dei dati è un elemento, diciamo, su cui tutte le amministrazioni sono già mosse in anticipo e stanno valutando. Ci sono anche molti sviluppi di applicazioni web di georeferenziazione, proprio che vanno a supportare quello che è la mission degli stessi enti, cioè in termini ad esempio di mobilità o di ambiente. Un altro focus che è stato diciamo, richiesto nella survey è quello sulle politiche di open data. Anche qui è un dato che evidenzia come anche questo aspetto di open data si sta via via sviluppando in maniera abbastanza decisa. 57 enti tra quelli presenti hanno già reso disponibili dataset in formato aperto sui propri data store oppure presso quelli di altri enti pubblici. Altre amministrazioni diciamo, hanno dichiarato che si muoveranno nel corso dei prossimi del 2022, nel prossimo anno. Con questo focus che va a completare tutti gli elementi di indagine del report che vi abbiamo presentato finora, andiamo a concludere, vado a concludere, diciamo, l'intervento poi di questa mattinata con un approfondimento sull'indice Digital Readiness Index, che sostanzialmente ve lo rappresento in breve, però diciamo vi dico un po' cosa c'è dietro. Sostanzialmente, innanzitutto nel report dello scorso anno già era stato sperimentato, quindi in via sperimentale è stato introdotto l'indice di digitalizzazione. Che cos'è questo indice Digital Readiness? È un indice che va a valutare la maturità, diciamo, il livello di maturità digitale degli enti rispetto ad alcuni ambiti di digitalizzazione, che sono quelli che vedete rappresentati nel primo punto di questa slide. Si è pensato di introdurre un indicatore di misura, un indicatore sintetico, già lo scorso anno e quest'anno è stato sviluppato e un po' perfezionato, consolidato in alcuni aspetti, per altri è stato innovato, e sicuramente il percorso sugli indicatori, su quello che è la misura in qualche maniera dell'innovazione, è un percorso che avrà comunque degli sviluppi che dovrà essere via via sempre migliorato e perfezionato. E questo è un po' pure la logica con la quale stiamo facendo questi passi progressivi, graduali, diciamo, di aggiornamento, perché ovviamente, insomma, indicatori di misura di innovazione sono sempre particolarmente difficili proprio per il suo ambito un po' intangibile sulla quale si muove la digitalizzazione. Per dirvi un po' la metodologia, abbiamo identificato cinque ambiti digitali che sono canali di interazione, servizi digitali, cittadini e imprese, data governance, cloud computing e cyber security, che vi abbiamo presentato prima quali erano le risultanze dell'analisi. A ognuno di questi sono stati assegnati alcuni parametri di valutazione con un peso specifico per uno dei parametri. Quindi
assegnandovi a questi parametri un peso, sono stati, rispetto alle risposte della survey, sono stati calcolati degli indicatori. Se vedete nel canale di interazione tutto il grado di adozione dell'interazione tra i servizi utenti, per quello che riguarda i servizi digitali e cittadini imprese, è stato preso in considerazione la disponibilità l'accesso a cittadini e imprese verso i servizi, l'uso di KPI, quindi indicatori di performance, indicatori di efficacia. Per quello che riguarda le politiche data governance, open data, se era presente, se fossero presenti piani di data strategy o rilascio di open data e sviluppo di applicazioni su open data, per il cloud computing l'approccio e l'adozione al cloud, e per la parte cyber security una serie di elementi quali potevano essere la presenza di un assessment di cyber security, la governance, che tipo di governance, disaster recovery, business continuity, tutti elementi che abbiamo visto prima un po' nel dettaglio, che sono stati identificati come parametri di valutazione. Ad ognuno di questi, appunto, assegnando un peso con un punteggio da 0 a 100, quindi attraverso una media ponderata si è andato a calcolare il digital readiness, quindi attraverso una media pesata dei punteggi relativi ai parametri. Come vedete in fondo alla slide, il punto 6, l'indicatore complessivo di digital readiness è dato dalla somma degli indicatori che fanno parte a una componente dell'indice chiamata front office e un'altra componente, quella delle tecnologie abilitanti, che riguarda gli ambiti dati, cloud computing e cyber security, proprio perché avevano, diciamo, intanto un'identità differente, e anche nelle risposte quindi andava vagliato, diciamo, in maniera diversa i due ambiti. L'elemento che è stato aggiunto quest'anno, che diciamo va un po' a perfezionare l'indice, è che sono stati pesati poi a sua volta le risposte della survey anche rispetto alla mission istituzionale degli enti, cioè è stato dato un peso maggiore al front office, la componente dell'indice front office, per quelle che sono le PAL, quindi gli enti locali, ovviamente, che hanno un front office, quindi un livello di servizio all'utenza molto più elevato e spiccato rispetto a amministrazioni di altro tipo. Per cui il peso specifico sul front office per questa categoria di enti è diverso da quello dato a PAC, Regioni, Province e Autonomie. Diversamente, quindi in maniera diciamo simmetrica, è stato fatto il discorso per quello che riguarda l'indice, la componente dell'indice tecnologie abilitanti, per il quale invece è stato inserito un peso maggiore, più specifico, una rilevanza maggiore agli indicatori che erano all'interno delle pubbliche amministrazioni centrali. Per Regioni e Province Autonome è stato invece lasciato, diciamo, uniforme il livello diciamo, di assegnazione dei pesi. Quindi sostanzialmente da questa costruzione è venuto fuori, diciamo, questo indicatore, che quindi dalla componente tecnologie abilitanti, componente front office, dà un indicatore sintetico del livello di maturità digitale degli enti, come si muovono, ed è stato anche un po' definito il livello di posizionamento, il livello di spostamento, di posizionamento nel digitale, come si stanno muovendo, quindi il percorso Digital Innovation Path, l'ho chiamato il percorso per l'innovazione digitale. Ve lo mostro, diciamo, per alcuni elementi che ci sembravano interessanti, insomma, mettere un po' a conoscenza, e cioè come si muovono questi enti, se andiamo a correlare poi le due componenti dell'indice, front office e tecnologie abilitanti. Sostanzialmente in questa slide, in questo grafico, che forse, diciamo, non è perfettamente visibile, ma che cerco di rappresentarvi, sono state quindi posizionate le pubbliche amministrazioni rispetto a queste due componenti dell'indice. Come vedete, nel quadrante in alto a sinistra, nel primo quadrante, troviamo pochi enti, e comunque sia enti che hanno una componente di indice modelli tecnologici abilitanti molto alto e piuttosto basso per quello che riguarda il front office. Nel quadrante in basso a sinistra, al secondo, troviamo invece delle amministrazioni che hanno un indice basso sia per una sia per l'altra componente. Il terzo quadrante invece abbiamo delle indicazioni di componente di front office più alto e meno alto di tecnologia abilitante. Nel quadrante in alto a destra, cioè quindi quello diciamo evidenziato, quarto quadrante, abbiamo la maggioranza delle enti che quindi si posiziona in quest'ambito. La maggioranza delle enti sono distribuiti tra PAC, Regioni e Province Autonome,
È interessante anche vedere come in questa, diciamo, rappresentazione del posizionamento, come sia abbastanza lineare, la relazione tra un indice di una componente tecnologia brillante, e front office che si muove in maniera più o meno lineare dal secondo al quarto quadrato. La maggioranza degli enti sono posti nel quarto, però vedete che il posizionamento e l'andamento, il trend che le amministrazioni stanno facendo rispetto alla maturità digitale, quindi al percorso di digital transformation, si va ponendo verso un indicatore, più alto. Questo lo vediamo anche, differentemente in questa prospettiva, che invece va a correlare in quest'ambito, le due componenti, vado a concludere da qualche minuto il mio intervento, le due componenti dell'indice, correlando gli stessi alla quota spesa per innovazione dichiarata nei progetti 2019-2020 ai siti da parte delle amministrazioni, quindi correlando anche la spesa, quindi per capire qual è il grado di efficienza, quale può essere il grado di efficienza, vediamo che anche qui, diciamo, ci sono interessanti risultati, cioè, si può in qualche maniera andare a delineare che una quota spesa della maggioranza degli enti che vedete nel quadrante 4, quindi quelli che avevamo rappresentato prima, sono enti la cui spesa per innovazione si trova sotto il 25% di incidenza, tra il 25 e il 50%. La grandezza delle palline che vedete rappresentate è l'aumentare della spesa, quindi le classi di spesa, e vediamo come alcune, ad esempio le PAL, vedete in grigio, all'aumentare della spesa aumenta anche il livello di efficienza, il livello dell'indice di innovazione, perché hanno un percorso lineare come avevamo visto prima. Questo va anche su questo stiamo lavorando e stiamo cercando di trovare, diciamo, ulteriori elementi che possono ancora più dettagliare, perché ovviamente la mappa di come si stanno muovendo sul digitale attraverso un indicatore, quindi un indicatore di misura che ti può dare quell'orientamento annuale, può fare delle considerazioni di vario tipo a livello di indirizzi strategici, sia della spesa, quindi dell'ICT, sia di tutti quelli che sono gli aspetti anche organizzativi e anche di rafforzamento delle competenze che vanno a aiutare, diciamo, il percorso degli enti verso il digitale. L'ultima slide, concludiamo questa giornata, e semplicemente che sono poi stati classificati gli enti rispetto a queste categorie che vedete qui rappresentate, secondo l'indice da 0 a 25, 25, 50, 50, 75 e maggiore di 75, come enti che stanno all'inizio, Digital Star, che sono molto pochi fortunatamente, enti che si stanno impegnando a colmare le proprie lacune, e una buona parte, rappresentata da questi advanced, che sono gli enti che stanno accelerando in modo significativo il percorso. Con qualche punto di eccellenza sono digital leader con un indice superiore al 75. Ovviamente con questa classificazione, diciamo, è un modello di orientamento, insomma, che ci serve anche poi per rivalutare nei prossimi report come si sta. Passo la parola a Patrizia, ho concluso. Antonio, grazie mille. Scusate se vi faccio fretta. Io ho una pessima connessione, quindi vorrei che vi gestiste da soli la parte delle domande, che sono arrivate numerose. La cosa che ricordo è che quelle che non verranno evase all'interno di questo webinar poi saranno invece pubblicate, le risposte saranno pubblicate in un PDF, sempre sulla pagina di Eventi PA da cui vi siete iscritti. Quindi lascio la parola a chi vuole rispondere per primo alle domande che sono state poste in chat. Alcune appunto hanno già avuto una risposta in chat, per le altre vedo Federica, lascio la parola a lei. Sì, inizio io, poi chiaramente possono intervenire i colleghi. Io ne ho l'ho scorsa velocemente la chat e, come ha detto Patrizia, comunque se non vi rispondiamo ora, sicuramente avrete a strettissimo giro le risposte tramite la pagina Eventi PA del Formet. Ho visto diverse domande sul cloud, che mi sembra un tema particolarmente giustamente sentito e sul quale evidentemente occorre ancora di più concentrare attenzione e cercare di dare tutte le informazioni possibili. Allora, una prima domanda a Paola Sorci: per i piccoli e medi comuni che migrano al cloud o a soggetti regionali del proprio data center o adottano strumenti SaaS, la spesa di investimento, certo, hardware e software, viene a ridursi, mentre la spesa corrente per canoni tende a crescere.
banche significante rispetto alla riduzione della spesa di investimento. Ciò crea problemi di sostenibilità nel tempo dei servizi a canone, che tuttavia diventano necessari. Sì, questo è un po' il discorso a cui ho cercato di rispondere anche prima, durante il mio intervento, proprio sulla spesa in cloud. C'è chiaramente una distonia, diciamo, tra le indicazioni che provengono a livello di governo, di strategia e di ricorso e di spostamento, diciamo, verso i servizi in cloud e quello che poi sono i conti, diciamo, la possibilità di utilizzare poste in bilancio, eccetera. Su questo sicuramente bisognerebbe intervenire, concordo, per rendere il tutto più scusatemi, più fluido e più organico. Questo è anche un discorso, continuo un attimo sul cloud per non perdere il filo, sul format forse abbiamo già risposto, poi magari interviene Stelio. Questo è anche un problema di, vedevo anche dai vostri commenti in chat, diciamo, non ci sono informazioni, le pubbliche amministrazioni locali, i fornitori delle pubbliche amministrazioni locali non hanno abbastanza informazioni e per questo le palle ancora ricorrono poco al cloud. È probabile, infatti abbiamo detto che in generale la spesa cloud è una spesa piccola, cioè contenuta, che progressivamente crescerà. È chiaro che questa crescita dovrebbe essere accompagnata da strumenti a supporto, strumenti conoscitivi o comunque più in generale, ormai lo sappiamo tutti, insomma, strumenti di governance di questa migrazione al cloud. E proprio grazie alle informazioni che raccogliamo con la rilevazione, diventano spunti di riflessione comune da questo punto di vista, che contano anche su un'evidenza oggettiva, che è quella dei dati che raccogliamo. Sicuramente da questo punto di vista la piena attuazione della strategia cloud a 360 gradi, la prosecuzione della qualificazione dei servizi e dei fornitori in cloud, tutte queste attività serviranno, ma anche dal punto di vista dell'allocazione della spesa, dal punto di vista, diciamo, strettamente di bilancio. A qualcuno ho già risposto nella chat, attualmente non esiste una voce per imputare la spesa per canoni cloud to cur, isolata dal resto. A livello contabile non c'è. Quindi ciascuna di voi, ciascuna delle amministrazioni, di volta in volta classifica, usa dei capitoli di spesa che molto spesso poi sono diversi da amministrazione ad amministrazione, e anche questo, già solo questo, non andrebbe corretto, insomma, andrebbe rivisto. Strano che la PAC, penso volesse scrivere Antonio Scaramuzzi, spenda tanto in cloud, non sono dai mega data center. Qui noto una sottile vena polemica, diciamo, rispetto alla classificazione dei data center. Allora, in realtà la PAC attualmente in realtà spende meno, come abbiamo visto dai dati, per il nostro campione, spende meno delle regioni, per esempio. In prospettiva cresce la loro quota di spesa insieme a quanto cresce il resto della spesa per questi servizi, ma comunque non stiamo parlando di grandi numeri e comunque non tutte le amministrazioni centrali, anzi un numero molto ristretto, è dotato di data center di tipo A in realtà. Quindi in realtà la migrazione al cloud magari in maniera meno diffusa, ma riguarda anche le amministrazioni, una necessità anche per alcune amministrazioni centrali. Andiamo avanti.
avanti sul cloud, è stata fatta una valutazione sull'offerta dei servizi cloud, ma è proprio che la spesa cloud si abbassa perché noi non sono ancora attrezzati. Sì, sicuramente questo dicevamo, una valutazione, non so se si possa intendere, c'è cioè un'attività di qualificazione di questi servizi. Vi ho messo il link in chat, e lì potete trovare sicuramente molte informazioni. Sicuramente i fornitori si devono ancora attrezzare in questo senso. Il concetto on premise è diventato più flessibile. Allora, non capisco bene la domanda. Poi magari ci torniamo. In che senso più flessibile? Poi, allora, Claudio Salimbeni, sarebbe auspicabile un trend di sviluppo di applicazioni centralizzate, come più una considerazione che una domanda, di applicazioni centralizzate come è stato fatto con la NPR che ha sollevato le palle dei costi di gestione dei servizi anagrafici. Verissimo, però qui apriamo, diciamo, un portone, di ragionamento enorme. Assolutamente condivisibile, questa osservazione, e tanta strada c'è da fare. Diciamo, ANPR ha finalmente raggiunto la sua piena realizzazione, attraverso la realizzazione dell'interoperabilità, potrà, come dire, fornire sempre più servizi da questo punto di vista, che a quel punto centralizzati, che non devono essere più resi disponibili alle singole amministrazioni. È una strada appena avviata, cioè appena avviata, insomma, su cui ci si è messo del tempo per avviarsi, ma ormai è segnata, quindi è una considerazione assolutamente condivisibile. Qui c'è sicurezza. Allora, magari prima di passare sulla sicurezza, c'era la domanda sul format. Stelio, se vuoi rispondere tu, penso che più o meno fosse già stata posta, però. Sì, grazie. In realtà avevo risposto anche in chat a Marco Rubin, poi ha riscritto sul tema Ciro Spadaro chiedendo se il format, insomma, è obbligatorio e se è obbligatorio qual è la norma di riferimento. Chiaramente non c'è un'obbligatorietà imposta, non so, ad esempio dal CAD, però siccome nella nostra esperienza ci siamo resi conto che molto spesso anche le pubbliche amministrazioni ci hanno chiesto strumenti di supporto in tal senso nelle proprie attività di pianificazione, di organizzazione, quindi di redazione dei propri piani. Abbiamo messo a disposizione questo strumento, che in questo momento è uno strumento di supporto alle amministrazioni, con l'obiettivo di in qualche modo aiutarle nella parte di redazione dei loro piani ICT. Di dare uno schema che possono seguire. Chiaramente ci rendiamo conto che è uno strumento perfettibile, anche sicuramente migliorabile. Da questo punto di vista cioè, siamo aperti a tutte eventuali istanze, indicazioni, feedback, ovviamente per migliorarlo e per renderlo, cioè, soprattutto uno strumento utile, quindi non è tanto una questione di obbligo, ma di utilità cioè, dal nostro punto di vista, ed è nato soprattutto per questo. Poi non so se Federica vuole dire altro sul forum. Tra l'altro, stavo leggendo proprio adesso in chat che si parlava appunto di lato enti come AGID, enti centrali, della necessità, no? Di fornire strumenti pro omogeneizzazione, pro armonizzazione, e si citava appunto anche il format in questo senso. Quindi sicuramente questo è per noi il valore principale, del format. Non è dare un ulteriore adempimento alle amministrazioni, ma fornire uno strumento che man mano renderemo sempre più duttile e più disponibile e flessibile, e che nasce però, diciamo, non dall'oggi al domani, ma da un ragionamento che ci sembrava giusto fare con un gruppo di amministrazioni, che sono quelle che ci hanno supportato nella coprogettazione. Quindi assolutamente d'accordo. Ritornando sulle domande, vedevo sicurezza, ma in realtà sì, sicurezza legata sempre alla spesa
per il cloud. Anche qui una considerazione di Claudio Salimbeni: la spesa della sicurezza dovrebbe tendenzialmente diminuire con il ricorso al cloud per le PAL, dovrebbe invece crescere per le amministrazioni tipo A. E sì, questo diciamo, bisognerà poi continuare ad analizzare per vedere quali sono poi i trend che effettivamente si concretizzeranno. La spesa per la sicurezza è per i comuni al momento ancora molto alta, è assolutamente insostenibile se non supportata economicamente dalle PAC. Perché prevede servizi e strumenti con costi in spesa corrente. E qui torniamo, diciamo che in questo la spesa cloud e la spesa per sicurezza hanno molte similitudini. Non è un caso che, come potrete vedere nella struttura anche del rapporto, noi le trattiamo separatamente questi due ambiti di spesa. L'ambito di spesa cloud e l'ambito di spesa sicurezza vengono trattati non in maniera analitica come i totali complessivi della spesa, dove chiaramente questi sono inclusi, ma diluiti e disseminati tra chissà quante voci, ma per cercare di capirne veramente i contenuti, vengono trattati, la trattiamo in maniera diversa. E sicuramente, cioè, più che la spesa è alta, in realtà tutte le amministrazioni, comprese le PAC, spendono ancora, se possiamo dire, molto e troppo poco per la sicurezza, per la sicurezza delle proprie infrastrutture, dei propri applicativi. Sicuramente le amministrazioni centrali hanno la possibilità, diciamo, dei budget che glielo permettono di spendere un po' di più, ma è proprio una strada che ancora non è stata in realtà pienamente percorsa neanche dalle PAC. Sicuramente lì, anche lì si potrebbero fare dei ragionamenti più integrati e in parte sicuramente il ricorso ai servizi in cloud in questo senso alleggerirà la necessità di spesa per la sicurezza. Che altro? Allora, i servizi sono comprensivi sia del software necessario sia dello spazio per la legale, che sia un servizio di governo. Allora, su questi aspetti molto, molto tecnici, devo dire, vi consiglio di verificare cosa è previsto all'interno del catalogo. Lì troverete una risposta sicuramente più accurata di quella che vi potrei dare io. Il catalogo dei servizi cloud qualificati, quello di cui ho messo in condivisione il link. Format, Stelio, ti ripasso la parola. Mi sono perso. Francesco Napoli. Ah, ok, sì. Avevo anticipato, è vero, adesso l'ho ritrovata. Sì, cioè in realtà è una considerazione un po' quello, insomma, nel senso, il senso da cui siamo partiti, cioè provare a dare uno strumento di supporto e per uniformare, anche chiaramente in ottica. Cioè per semplificare poi tutta la parte di monitoraggio, sia a livello centrale che per le singole amministrazioni. Proprio a approfondire un altro aspetto di quelli che ruotano intorno al piano triennale, che è quello del monitoraggio del piano stesso. E in questo senso, chiaramente, tutto ciò che aiuta a standardizzare e a raccogliere in maniera uniforme dati e informazioni è nell'interesse di tutti, è nell'interesse di tutti, e speriamo che sia, insomma, quello che si potrà fare anche riguardo alla realizzazione dei progetti del PNRR. Allora, vado avanti. Le PAC hanno risorse
Beh, questa penso che abbiamo già risposto. Le PAC hanno risorse che per dimensioni e struttura le PAL non si possono permettere e i servizi purtroppo non vengono venduti a costi accessibili, anzi comprendono grossi volumi e servizi di grande valenza. Le amministrazioni centrali hanno forti sconti, quindi le amministrazioni locali spesso non possono accedere. Dovrebbero condividere i servizi e si implementerebbero economie di scala di rilievo. Questo sarebbe un lavoro da commissionare ad Agid con il PNRR, accentrare il tipo di spesa omogeneo per le PA, quindi shareable, e ripartire la spesa in percentuale. È una riflessione, una proposta sicuramente potrebbe non essere agita, ma sicuramente accoglibile, insomma, come riflessione. Ma le specifiche relative al calcolo dell'indice di digitalizzazione sono pubbliche? È possibile, cioè, calcolare l'indice autonomamente? Allora, poi con questo chiudo e alle altre rispondiamo per iscritto. Diciamo che l'uso dell'indice è uscito quest'anno dal suo uso sperimentale. E sicuramente, come avete già potuto cogliere anche da questa domanda, scusate, non ho detto di chi era, Marco Rubin, l'intenzione è proprio questa, anche lì, di fornire uno strumento di self-assessment sostanzialmente, e sicuramente è una cosa che faremo. Abbiamo bisogno, però vogliamo essere certi che quello che vi giriamo è uno strumento veramente efficace. Per questo lo abbiamo sperimentato e affinato quest'anno, ma sicuramente l'obiettivo è esattamente questo, è darvi uno dare a tutte le amministrazioni uno strumento per valutarsi e per valutare il proprio perimetro di riferimento. Bene, io penso che ci dobbiamo interrompere, però raccoglieremo chiaramente tutte le altre domande e risponderemo. Lascio la parola a Patrizia. Allora, eccomi. Io ringrazio tutti per la partecipazione assolutamente numerosa e vi rimando alla pagina di Formez, all'homepage di Formez, www.formez.it, per avere indicazioni sulle prossime iniziative che, come vi abbiamo anticipato stamattina, sicuramente approfondiranno degli aspetti, quello del format del piano triennale e anche quello del monitoraggio. Quindi non abbiamo delle date ancora definite, ma le potrete sapere consultando la nostra homepage, sulla quale appunto le pubblicheremo nel momento stesso in cui le avremo, diciamo, concordate con Agid. Io vi ringrazio tantissimo, vi ricordo che gli attestati arriveranno sulla mail che avete indicato quando vi siete iscritti all'evento, quando vi siete iscritti a DFP Out e alle persone che appunto hanno raggiunto la partecipazione di due webinar su tre. Vi ringrazio tanto e vi do appuntamento per i prossimi eventi. Allora, grazie mille, arrivederci.